bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video del Club della Pannocchia che oggi è dedicato, come avete visto dall'anteprima, all'Isola senza sorriso di Enrique Fernandez, edito dalla Tunue nella collana Tipitonio ad un prezzo di 14,90 € per 58 pagine. Sono tavole a colori, ovviamente vi faccio vedere il tratto. Guarda, questo cartone tutto peloso. Ed è appunto una graphic novel per bambini, perché appunto la collana Tipitondi è dedicata ai più piccoli. Allora, io mi aspettavo cose da questa graphic novel, ma vi dico già che sono stata un po' delusa. Perché? Perché parla di quest'uomo che ha un po' di cavoli suoi per la mente, va su quest'isola per studiare delle rocce e viene messo in guardia, diciamo, sull'isola, e gli dicono guarda, sta attento perché ci sono cose strane. Lui arriva lì tutto immusonito perché lui è così e viene accolto da questa bambina che invece è super allegra e in qualunque cosa lui vada a fare se la ritrova sempre attorno. Quindi voi immaginate uno sempre musone, una bambina super allegra, cioè quest'uomo qui praticamente non la sopporta più. Beh, onestamente no, probabilmente non la sopporterei nemmeno io dopo un po', perché cioè, ti arriva lì proprio dal niente, ti fa anche spaventare a un certo punto, ma vabbè. Niente, lui praticamente è lì per studiare queste rocce, questa bambina gli sta sempre attorno, gli racconta le cose dell'isola, ma lui le prende per un mondo un po', diciamo così, fantastico e praticamente la sgrida dicendole che la vita reale è altra. Non è tutta fantasia, quindi deve magari smettere di fantasticare per fare cose, che poi è un po' quello che fanno gli adulti verso i bambini talvolta, ma vabbè. In sostanza poi lei si metterà in pericolo e lui piano piano cambierà, scoprirà cose e la salverà. Quello che non mi è piaciuto è che, cioè, è vero che è per bambini, quindi devi essere semplice, rapido, veloce, è vero che c'hai anche poche pagine, quindi te la devi sbrigare subito, però io mi aspettavo qualcosa di più profondo, di più misterioso anche, invece viene subito svelato praticamente entra 2-1, cioè dopo poche pagine già capiamo perché lui è così, dopo poche altre pagine capiamo subito perché lei è così, tipo 2-3 pagine dopo si svela subito il perché succedono cose, cioè è tutto molto veloce, molto rapido, e io non mi piace quando è così, cioè è troppo rapido, nel senso, va bene, dimmi velocemente quello che succede, perché non è che la devi portare neanche troppo per le lunghe, non devi parlare neanche troppo per le lunghe, però... Cioè, dammi almeno un attimo il tempo di familiarizzare con un personaggio così, con uno cos'ha, invece no, mi dici subito, no, lui è così perché, pum, lei è così perché, pum, quell'altro è così perché, pum, va bene. Comunque, dicevo, questa velocità non mi è piaciuta. Le tavole, allora, il tratto a me non mi convince del tutto, nel senso non mi piace totalmente, però neanche mi dispiace totalmente. Però mi piace molto la scelta dei colori, la scelta cromatica, perché quando c'è lui è tutto molto cupo, molto triste, molto arrabbiato, ma quando c'è la bambina, che appunto è super allegra, ci sono tutti questi colori pastello, tutta questa luce, tutte queste cose più chiare. E poi nei momenti dei ricordi, quando si spiega cosa succede, perché uno è così piuttosto che cos'ha, ci sono questi colori un po' seppia, no? E, cioè, diciamo, la scelta cromatica mi piace, però sinceramente non lo comprerei, no, assolutamente. Quindi sono stata contenta appunto di aver risparmiato questi 15 euro. Fatemi sapere se voi l'avete letto, se avete avuto un'idea diversa, e niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!